Chiudere la partita al più presto, governo al lavoro sul decreto agosto di 25 miliardi di euro. Tra le misure possibili, altre 18 settimane di cassa integrazione, ma selettiva in base ai fatturati, 6 mesi di contributi per chi assume a tempo indeterminato. E poi stop alla seconda rata dell'IMU per le strutture ricettive, dagli alberghi ai campeggi, ai B&B, agli stabilimenti balneari. Viene prorogato fino al 15 ottobre il fermo alla riscossione delle cartelle esattoriali. Resta il nodo invece sugli stop ai licenziamenti con i sindacati che minacciano lo sciopero generale. Che è inaccettabile. Il blocco dei licenziamenti l'abbiamo chiesto, ne abbiamo discusso col Ministro del Lavoro, deve andare alla fine dell'anno. Altre soluzioni non sono assolutamente accettabili. E in piazza a protestare oggi gli operatori della sanità privata. Sono 14 anni che aspettiamo! È un nostro diritto il contratto! La vergogna della sanità privata è che non rinnova i contratti da 14 anni, è il paradosso della sanità. Siamo stati in prima linea a salvare i pazienti e a difendere i più fragili. Portiamo ancora la mascherina per difendere i più fragili. E a proposito di sanità, i sindacati chiedono al governo di accedere al MES, il meccanismo salva stati da 37 miliardi di euro da utilizzare nel settore sanitario. Se consideriamo la situazione della sanità pubblica e privata convenzionata, della sanità nel Mezzogiorno, quei soldi vanno presi subito e investiti.